Buonasera cari amici, oggi 28 gennaio 2018, questa è la terza edizione della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta OGTV. Referendum Lombardia, i tablet per il voto inutilizzabili per gli alunni, sono voting machine e pesano 2 kg. È un investimento, non una spesa, perché i tablet rimarranno in dotazione alle scuole come strumento didattico, aveva detto Roberto Maroni presentando queste macchine. In realtà una spesa lo è sicuramente stata, visto che i 24.000 tablet sono costati 23 milioni di euro, che sono lenti, goffi e pesanti, e con il sistema operativo Ubuntu, vabbè, ci sia il sistema operativo Ubuntu, ha poco a che fare, anzi è molto migliore rispetto ad altri sistemi operativi. Questo è il mio pensiero, cari amici. Busto Arsizio, sindaco, dice: clima d'odio, Boldrini si scusi, pronto a chiedere danni. E lei risponde: ha fatto tutto da solo. Emanuele Antonelli chiede le scuse ufficiali della Presidente della Camera per le sue ultime dichiarazioni e definisce la sua vista sgradita a gran parte della popolazione. La polemica dopo che giovedì sera i giovani padani hanno bruciato un fantoccio raffigurante l'esponente utilizzando la festa in onore della Gioeubia per lanciare un attacco personale. La Repubblica, cioè la replica, scusatemi, di Boldrini è stata lui a dover pagare i danni. In effetti, bruciare un fantoccio col nome della Boldrini mi sembra un po' eccessivo, però. Razzismo genetista, dice la razza bianca, senza immigrazione gli europei avrebbero la pelle scura. Il professore Guido Barbujani spiega al Fatto.it come anni di studi abbiano dimostrato che le razze umane non esistono e che coloro che firmarono il manifesto sulla razza 80 anni fa erano scienziati di terza categoria. Classificare gli uomini è impossibile, anche tratti che crediamo tipici di un territorio sono in realtà il frutto di fenomeni migratori, come la pelle bianca che fu portata in Europa dal Medio Oriente e dal nord della Russia. Forza Italia, la giudice al posto dell'ex tronista. In Sicilia candidata la compagna di Armao, vicepresidente della regione. Giusy Bartolozzi, GIP presso il Tribunale di Civitavecchia, compagna del pupillo di Berlusconi, capolista d'Agrigento al posto di Ilenia Citino, che partecipò a Uomini e Donne. Nel risico di poltrone certe coinvolta, nel portone certe è stata coinvolta anche Miriam Siracusano, ex aspirante Miss Italia, vicina ad Antonio Martino. Elezioni Salvini da Premier, metterò i dazi come Trump, dice. Calenda risponde: idea fessa e irrealizzabile, li decide l'Unione Europea. Il leader della Lega dice: il presidente USA e Orban sono i miei modelli. Se vado al governo supero il tetto del 3% deficit PIL. Ma l'alleato Silvio Berlusconi ha confermato che la coalizione di centrodestra intende rispettarlo. Contrasto con l'ex cavaliere pure sulla flat tax al 23% aiuta solo i redditi alti, mettiamolo al 15%, ha funzionato dalla Russia all'Ungheria, agli USA, ma negli Stati Uniti non c'è questa flat tax. Vabbè, se stanno dicendo cose, insomma, dicono e non dicono. Vabbè, staremo a vedere come va a finire questa campagna elettorale, come andranno a finire queste elezioni, cari amici. Bene, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta OGTV. Vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione.